Eccoci qua, ci siamo, mettiamo la cuffia, siamo in diretta, ecco, bentornati, Andrea, bentornato, Andrea Inserillo, che appunto rappresenta la direzione artistica del Sicily Queer Festival, Film Fest. Qua differenza tra festival e feste, insomma, bene o male siamo lì, insomma, Sì, sì, assolutamente. Bentornato naturalmente al nostro pubblico che ci segue in diretta questa mattina. Ci siamo ancora una volta con la settimana di Meiodi. Adesso siamo pronti, intanto, anche per, mi dispiace, cominciare con una prima pagina, perché sennò che facciamo, Siamo qui interista, vi lascio immaginare, ma partiamo con la prima pagina dell'Ansa, perché si festeggia lo scudetto, il sesto scudetto di fila della Juventus, la Juventus che ha conquistato veramente con grande forza questo scudetto, campione d'Italia ieri allo Juventus Stadium, vittoria contro il Crotone che cercava di raggiungere la salvezza, anche se all'ultima si vedrà se si salverà il Crotone o l'Empoli. Adesso sei leggenda, quindi sei scudetti di fila dei Liri allo Stadium. Ieri ho seguito tutta la premiazione, penso che la faccio inserire così, Andrea. Non hai seguito la premiazione, che tu da interista anti-juventino, immagino. No, non ho seguito. Sbilanciati. No, non ho seguito la premiazione perché lavoravo al festival. Sì, non aveva tanta voglia di seguirla. Quindi, insomma, un grande evento sportivo. Ieri allo Stadium, in attesa, festa un po', diciamo, c'è stata, ma in parte rinviata anche per quanto riguarda questa importante finale, che il 3 di giugno a Cardiff la Juventus affronterà il Real Madrid. Di conseguenza c'è grande attesa per questa finale, visto che la Juventus un po' deve sfatare il tabù Champions League. Ne ha perse diverse di finali, per la gioia di molti. No, può ricordo un Inter di Mourinho che fece un triplete. Da, però, capito. Allora, tanto l'Inter di Mourinho ha fatto il triplete, noi siamo già con vittoria di Coppa Italia, vittoria dello scudetto. E chissà, quindi potremmo fare anche noi il triplete, ma staremo a vedere. Questo in primo piano su tanti siti di informazione, abbiamo visto anche il titolo di Gazzetta. Andiamo a vedere anche altri titoli di apertura questa mattina. All'inizio settimana si parla di Gentiloni, che è andato da Macron, il presidente francese, diciamo, cercando di evidenziare questa collaborazione. E quindi lavoreremo insieme. Intanto migranti, vertice a Roma, centri di accoglienza in Niger e Chad. Quindi si cerca di lavorare anche su come intervenire nei paesi da dove partono molti migranti. Quindi, insomma, staremo a vedere. Intanto Consip, Legnini, PM, OPG, insomma, responsabili di fuga di notizie. Altro caso molto importante: Trump in Arabia, musulmani, combattete gli estremisti. Visita molto importante e collaborazione tra America e paesi sauditi, a suon di centinaia di milioni di dollari, nonché miliardi di dollari. Trump però vuole la pace in Medio Oriente. Ci riuscirà? Chissà. Sì, Corea del Nord a produzione di massa missile KN-15, invece dall'altra parte del mondo la Corea va dritta verso l'obiettivo di creare missili a lunga gittata. Allora parliamo anche, vi faccio vedere il sito del Sicily Queer International New Vision Film Fest, ecco, per la precisione, questo è il sito naturalmente del Sicily Queer, che praticamente si rinnova anno dopo anno. Si arriva a questa edizione con quali obiettivi, soprattutto, Andrea? Allora, questa è una settima edizione e l'obiettivo forse è quello di consolidare intanto una consuetudine che i palermitani possono avere. Sicilia Queer apre una stagione che è quella di fine maggio, inizio giugno, che poi è fatta quest'anno del decennale del Mediterraneo antirazzista, un'altra manifestazione molto importante, e subito dopo di Una Marina ai Libri, il festival di letteratura che si svolge all'Orto Botanico. Quindi per noi più o meno, e forse anche un po' per una parte della città, il Sicilia Queer rappresenta l'inizio dell'estate, e frequentarlo e venire ai cantieri culturali alla Zisa significa scoprire in modo sensibile che cosa significa l'inizio dell'estate in un'atmosfera internazionale. Atmosfera internazionale, quindi anche con ospiti internazionali, anche la conduzione, ho saputo che sarà una conduzione brillante, una bravissima. Sono Serena Ganci e Silvia Lombardo che cominceranno
in musica, anche il festival chiuderà anche in musica con il trio di Simona Norato. Sì, come sempre, appunto, un festival prova a mescolare degli elementi. C'è grande cinema, c'è un cinema più divertente, c'è un cinema più serio, ci sono anche dei momenti di intrattenimento puro, e diciamo sicuramente la serata d'apertura e la serata di chiusura ne fanno parte. Ecco, tante le tematiche affrontate in queste 7 edizioni, tematiche ovviamente che stanno molto a cuore a voi, e cercate anche di sensibilizzare l'opinione pubblica. Quest'anno puntate l'attenzione soprattutto sempre sulle differenze, questo sì, però in modo particolare su cosa? Io penso che quest'anno ci siano molti film che mostrano uno sguardo femminile. Molto spesso si è detto, ma poi noi abbiamo a che fare con i film, in qualche modo con quelli ci confrontiamo, che mancassero storie di donne, scritte da donne, pensate da donne. Allora, quest'anno la contingenza ha voluto che ci fossero moltissimi bei film che raccontassero questo tipo di storie, o che fossero diretti da registe e così via. Per esempio, tra le presenze in giuria abbiamo due persone veramente straordinarie: Silvia Calderoni è una delle attrici teatrali più importanti di questi anni, e Susanne Sachs è un'attrice tedesca che è un po' la musa del cinema di Bruce LaBruce, che per chi conosce il cinema queer contemporaneo, insomma, è uno degli autori più importanti. Stiamo vedendo un po' di immagini che alle 7.37 vi possono dare anche il David Donatello per il coraggio di andarle in onda. Sai, sono le 7.37, fascia molto protetta, anche se sono immagini bellissime di veramente, soprattutto con tre facce molto conosciute, certo, direi. Questi sono i protagonisti del trailer espanso che Franco Maresco ha voluto dedicare a questo festival quest'anno. I fratelli La Vecchia raccontano a loro modo che cos'è il queer, che cosa significa lo spettro del gender, no? In questo primo episodio di questo trailer, quello che si vede è appunto una discussione, per esempio, su che cos'è la differenza tra l'omosessualità e la transessualità. Forse anche grazie al lavoro di Maresco ci renderemo conto che la cosa non è così chiara a tutti. Allora forse può avere senso partecipare al festival non soltanto per divertirsi e passare dei bei momenti, ma anche per comprendere un po' meglio la realtà che ci sta attorno. Qual è la realtà che sta attorno al festival, quindi Palermo, in questo caso capitale della cultura 2018, capitale dei giovani, quindi comunque una città che si accosta molto bene al festival, all'edizione di quest'anno? Ma è così? È veramente così? Allora, io penso che intanto per la questione dei capitali dei giovani mi fa piacere dare un'informazione, cioè noi abbiamo approfittato di questa cosa per abbassare ulteriormente il costo del biglietto per gli studenti, che sarà a 3 euro, poi ci sono molte possibilità di abbonamento e così via. Come dire, certamente viviamo in una città viva, su questo non c'è dubbio. È chiaro che bisogna mettere a sistema e fortificare alcune cose. Di fatto i 20 giorni che ci apprestiamo ad affrontare saranno 20 giorni di sicuro interesse, non soltanto, sì, per i palermitani, ma anche per un pubblico di turisti. Pubblico sicuramente per tutti, ma noi speriamo che i palermitani possano andare alla Sicily Queer. Vedete il sito dove c'è poi il programma, è veramente cinema di qualità. Vedo un'immagine che, soprattutto anche questa, alle 7.37, ma anche di sera o di pomeriggio, non è che faccia proprio bene. L'immagine, quella che vedete lì, è quella di Erdogan. Voglio dire, non è che fa piacere vederla, soprattutto per quello che Erdogan combina in Turchia. Se scendo un po', non è che va meglio, c'è Vladimir Putin, adesso insomma manca l'intera formazione, però è molto provocatorio, insomma, anche... È un invito alla riflessione, è un invito... è un festival che dialoga con il pubblico, a partire dal suo progetto grafico. È Donato Faruolo, che quest'anno tra l'altro per questo progetto ha vinto un premio importante, che era la prima edizione del premio Sicilia Felicissima su progetti di graphic design, ha voluto interpretare il contemporaneo a partire dalle tematiche che il nostro festival affronta attraverso questo florileggio di grandi uomini di Stato contemporanei.
Grandi uomini di Stato. E quanti uomini di Stato, ma poca libertà, perché in Turchia sappiamo quello che è successo e quello che continua a succedere con la dittatura, direi, Erdogan. Nonostante questo, l'Europa quasi quasi tende la mano e le braccia a Erdogan. Invece la Turchia sappiamo essere una nazione totalmente messa in ginocchio anche dal punto di vista della libertà anche di stampa, e non solo. Anche i primi segnali, diciamo, dell'amministrazione Trump non sono stati dei migliori rispetto a quelli che sono i diritti delle donne, i diritti degli omosessuali. Diciamo che sicuramente bisogna tenere alta la guardia. Noi anche di questo ragioniamo. Viviamo in un Occidente felice che non rappresenta assolutamente tutto il resto del mondo, e dobbiamo avere la consapevolezza che alcuni diritti sono frutto di lotte e potrebbero retrocedere molto facilmente. Bisogna stare attenti. Programma cantieri culturali alla Zisa, si parte il 24 maggio, quindi tra due giorni. Non ti chiedo di dirci tutto il programma, però come si parte, insomma, i momenti clou di questa edizione. Allora, noi partiamo con un film molto bello, molto adatto a un grande pubblico, perché è una storia, è il film di Ira Sachs, che è un regista americano molto importante. Lo scorso anno è uscito al cinema un film che si chiama Love is Strange, con Alfred Molina, che è anche uno dei protagonisti di questo film. È una storia tra due ragazzi di 13 anni, tra due amici, tra cui scoppia un conflitto familiare. I genitori hanno... gli uni affittano dei locali ai genitori degli altri, insomma litigano per soldi. Allora è la storia di una amicizia impossibile a causa di conflitti che non hanno niente a che vedere con il loro sentimento. Una storia molto delicata, molto intensa, e ci sembra il modo migliore per dare l'avvio a questi 9 giorni di fatto di festival. 9 giorni di festival, sappiamo che si avvicina anche il Pride. Beh, sono tutte molte cose collegate, a parte che il Sicily Queer è un evento che poi non è solo concentrato in quella settimana lì, 9 giorni, ma poi ci sono tante situazioni preparatorie, insomma, abbiamo visto durante il corso dell'anno tante presentazioni, e poi dopo il Sicily in pratica arriva giugno, che è il mese del Pride, molto collegata. Assolutamente. Collegate le due cose. Vive il Pride! Assolutamente, vive il Pride. Qualcuno ancora dice sta pagliacciata. C'è qualcuno che lo dice. Eh sì. Ma perché sta pagliacciata? È un momento di colore della nostra città. Momento in cui veramente la parata è una sorta di sfilata di tante persone che vogliono comunque evidenziare la loro sessualità, ma fatta anche di famiglie che partecipano alla Pride. E soprattutto un momento di civiltà della nostra assolutamente città. Assolutamente sì. Perché qualcuno dice che è una pagliacciata? Perché siamo anche in campagna elettorale, bisogna considerare questo. Bisogna fare un poco di... farsi sentire, insomma. Quando non si hanno altri argomenti si prova a sparare le grosse. Sei un po' troppo buono però, sei molto buono, Andrea. C'è uno staff che lavora dietro il Sicily, parte Andrea Inzierillo, che è il direttore artistico, poi ci sono tanti altri che collaborano. Tantissime altre persone, Tatiana Loiacono fa la direzione organizzativa, Giorgio Lisciandarello, Etere Fidora, Roberto Nisi fanno la programmazione dei lungometraggi, sarebbe veramente lunghissimo nominarli tutti. Di sicuro la cosa bella è che abbiamo visto accostarsi in questi anni una squadra di lavoro sempre più giovane, diciamo studenti universitari, studenti dell'Accademia di Belle Arti, che non soltanto partecipano, che costruiscono questo festival durante l'anno e durante la settimana, quindi vedrete molti, moltissimi giovani. Pensiamo che questo sia un festival rivolto essenzialmente ai giovani. Reclama, quindi fai da direttore artistico, lancia il Sicily qui a Mattino Nair. Quando, dove e perché venirvi a trovare? Allora, dal 24 maggio all'1 giugno tra i cantieri culturali della Zisa, e nel fine settimana anche al cinema Rouge Noir le mattine. Sperimentiamo questa cosa nuova. Perché venirci a trovare? Intanto per fare qualcosa di diverso. Qualcuno ha scritto che non si esce mai allo stesso modo dopo aver visto un film del Sicilia Queer, soprattutto per provare a
superare i propri pregiudizi e per scoprire a Palermo qualcosa che forse non si sa ancora esattamente che esista. Bene, grazie Andrea Inserillo, applauso da parte di Marco che cura la regia radiofonica, saluto i nostri amici che invece alla regia televisiva, saluto buon Alessandro che ho intravisto proprio in regia, ciao Ale, noi siamo pronti invece con l'oroscopo del giorno, poi altri ospiti studio, puntata ricca con ovviamente il ritorno di Cinzia Rabona, la rubrica dedicata ai libri, oggi è l'ultimo appuntamento, perché l'ultimo appuntamento? Perché l'ultima settimana di Mattino Nere, concludiamo la stagione venerdì, quindi una settimana in cui rivedremo degli ospiti, in cui parleremo di eventi e tanta altra roba, e le nostre rubriche, quelle non mancano perché come sempre a quest'ora del mattino arriva l'oroscopo del giorno. Segno per segno, l'oroscopo del giorno. Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti, all'ascolto sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto. L'oroscopo del giorno. E allora continuiamo ancora la nostra mattinata, vedete già la nostra prossima ospite, una professionista ma soprattutto in rappresentanza dei logopedisti siciliani. Ah. Infatti questa, ragazzi, è una federazione, ve la faccio conoscere questa mattina, Federazione Logopedisti Italiani Regione Sicilia, a capo di questa federazione appunto regionale c'è la dottoressa Maria Grazia Paterniti. Maria Rosa Paterniti, buongiorno. Perché grazie a me oggi conoscete logopedisti. Ecco, non è stata facile portarla qui in studio, lei, perché è super impegnata. È una settimana cadenzata di tanti impegni molto importanti, quindi insomma, sono contento che lei abbia accettato il nostro invito, soprattutto per far conoscere meglio cos'è la logopedia al pubblico che guarda la mattina. Molti magari non hanno mai sentito parlare di logopedia, invece è una sorta di terapia molto importante, di ramo della medicina, fondamentalmente scienza sanitaria, qua i tecnicismi non ce li facciamo mancare, okay. fondamentale per tutti, anche quando magari molti dicono ma cosa serve, ma può servire, non può servire. Io partirei proprio dall'ABC, dottoressa, cioè, cos'è la logopedia? La logopedia, come dicevo, è una scienza sanitaria nuova perché ha origine nel nostro paese dagli anni 60 e si occupa di tutti i disturbi della comunicazione, del linguaglio, ma anche della deglutizione, nelle forme non verbali e verbali, ma anche del disturbo, anche del linguaggio scritto, oltre che quello orale, no? Sì. E inoltre ha un profilo professionale molto ricco che è stato reso norma, quindi con un decreto legislativo nel 94, quindi siamo giovanissime. Dove chiaramente ci dà l'opportunità anche di adottare e utilizzare degli strumenti che sono anche vicarianti la comunicazione laddove ci sono delle problematiche più importanti. Quindi diciamo che tra l'altro abbraccia tutte le età, quindi tutte le fasce di età, dall'età evolutiva all'età geriatrica, e inoltre si occupa anche di direzione, di didattica. Io stessa sono direttrice delle attività didattiche di tirocinio del corso di laurea in logopedia, quindi oltre che essere conosciuta sicuramente minimamente, come diceva lei,
come terapia, ma noi facciamo ben altro, facciamo prevenzione. Oggi sono qua anche a portarvi il frutto della prevenzione, no? Sì. C'è una giornata mondiale che... C'è una giornata europea, giornata perché europea. Noi siamo una realtà federativa nazionale, ma che ha un contenitore anche europeo, che è il SIPLOL, e che ogni anno il 6 marzo ha questa giornata in cui sceglie un argomento e tutti i logopedisti europei si dedicano a promuovere l'informazione diretta a tutti i cittadini su determinati argomenti. Quest'anno, per esempio, c'era la disfagia in tutte le fasce di età, sì. E soprattutto la disfagia in età evolutiva, vorrei dire, sì. Che è poco conosciuta, perché riguarda proprio i bambini prematuri che nascono con tante difficoltà. Oggi abbiamo dei bambini che riescono a sopravvivere e anche a vivere, perché grazie poi alle terapie riabilitative riescono a condurre un'ottima qualità di vita. E quindi la prevenzione riguarda il fatto di conoscere bene questi aspetti e soprattutto chi fa cosa, perché è importante anche dire questo. Nel nostro ambito, che è molto ambito, perché c'è una richiesta enorme, sì, ma, sbaglio. Ci sono anche gli abusivi, quindi bisogna fare attenzione. Ah. La federazione lavora anche per questo. Molto richiesta, la figura del logopedista, della logopedista è molto richiesta, ma mi risulta che nel mercato... sul mercato ci siano ancora poche figure per soddisfare l'esigenza, esatto, della richiesta stessa. Come mai? Allora, perfetto, abbiamo fatto un censimento recentemente, in Sicilia ci sono circa 770 logopedisti, di cui solo il 10% è in struttura pubblica. Quindi stiamo aspettando che la rete ospedaliera arriverà qui il direttore dell'ASP, che ne darà proprio il cambio. Perfetto, anche se poi dipende da un'organizzazione della sanità a monte ovviamente, quindi, però noi abbiamo un dialogo, perché abbiamo avuto degli incontri con l'assessore alla salute, sì, che ha detto Baldo Gucciardi ci ha colto con un bellissimo decreto in cui ha istituito un tavolo permanente con le professioni sanitarie tutte per poter dialogare su quelle che sono le problematiche inerenti la tutela del cittadino nella realizzazione anche dell'organizzazione dei servizi. Questa cosa è stata fatta a gennaio, noi ancora aspettiamo un invito dall'assessore, quindi caro per questo tavolo tecnico. Caro assessore Baldo Gucciardi, diamo possibilità, sì, a questi professionisti di entrare sempre di più nella rete ospedaliera, nella rete pubblica, nella sanità pubblica, perché sono molto importanti, lo sanno tutti quelli che frequentano la tutela del cittadino nella realizzazione anche dell'organizzazione dei servizi. Questa cosa è stata fatta a gennaio, noi ancora aspettiamo un invito dall'assessore, quindi caro per assessore, questo tavolo tecnico. Caro assessore Baldo Gucciardi, diamo possibilità, sì, a questi professionisti di entrare sempre di più nella rete ospedaliera, nella rete pubblica, nella sanità pubblica, perché sono molto importanti, lo sanno tutti quelli che frequentano i centri di riabilitazione, figure fondamentali per la riabilitazione. Sia appunto di un bambino, di una bambina, che per l'età adulta, ma se poi in giro cerchi dei logopedisti, come dicevamo, è veramente difficile trovarli, esatto. È vero? Sì, è vero, nonostante i nostri sforzi, perché noi abbiamo 3 corsi di laurea in Sicilia, non so se lo sapete. No. E abbiamo un fabbisogno formativo dato dalla regione di 51 professionisti ogni anno. Quindi non solo abbiamo i corsi di laurea che sono triennali, ma abbiamo anche i corsi di laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie, che danno delle competenze avanzate ai professionisti e che noi abbiamo assolutamente appoggiato come... certo, aspettiamo che l'università si organizzi anche meglio, perché questo è tutto molto basato sulla volontà dei professionisti. Senta, quando ci siamo sentiti telefonicamente, abbiamo detto, mi faccio salutare intanto Marco. Marco, buongiorno, non hai salutato chi si sta guardando, tu sei in questo momento in regia radiofonica, saluta il pubblico semplicemente. Buongiorno Vincenzo,
Buongiorno, ecco, era meglio che non salutavi. Detto questo, si sentiva veramente piano. Caro Marco, la tua voce dov'è? La nostra voce invece la facciamo sentire, perché quando si parla di logopedia ci sono molti tabù che avvolgono. Tuo figlio va a logopedia, ma come mai? Ma non ha problemi? Ma perché? Perché ancora dobbiamo sfatare dei tabù? Nel senso, la logopedia serve anche per migliorare delle prestazioni, non solo nei casi di riabilitazione di un certo livello, e lì è fondamentale, dico a tutti i genitori, non sottovalutate l'aspetto logopedico, non solo quello psicomotorio, perché deve essere un lavoro globale per riabilitare in base alla patologia, ovviamente, però magari anche a scuola possono consigliare, o comunque degli esperti, dei medici dicono fate un po' di logopedia. Po' di logopedia? No, è vero. Non so, dicono così. Serve un po' di logopedia. Lo so che dicono così. Qualche seduta, un po' di logopedia. Bravissimi. Ma diciamocela tutta: i professionisti logopedisti sono dei professionisti sanitari che valutano anche il bisogno di salute della persona che ci fa richiesta. Il che significa che non è un po' di logopedia. E questo è minimizzare che cos'è poi la logopedia, ma se pensiamo che ci sono dei paesi, e per esempio a noi la realtà federativa ci piace perché ci mette a confronto con paesi europei, che ci danno anche un'apertura mentale più ampia, e quindi ci piace pensare che la logopedia, come Svezia, possa essere nei consultori, dove è un percorso di educazione alla comunicazione e al linguaggio corretti, e ad un ruolo genitoriale che sia di competenza linguistica reale e non non un mero accudimento dei bambini, no? Cioè l'attenzione al linguaggio è importante perché è la carta di presentazione del futuro cittadino. Una persona che sa parlare in maniera adeguata è sicuramente ha una marcia in più, un valore aggiunto rispetto a tutte le professioni che poi andrà a svolgere. Tra l'altro c'è in giro per l'Europa, e soprattutto lei diceva prima, non so se è l'Europa dell'Est, dove ci sono, si stanno formando molti logopedisti, molti anche italiani. Sì. Portano. Noi abbiamo i nostri colleghi dell'Università della Sapienza di Roma che sono in Albania. E stanno costruendo il percorso formativo più adeguato per il logopedista. Incredibile. Perché è stato chiesto un aiuto e quindi la Federazione Logopedisti Italiani ha sollecitato i colleghi della Sapienza a fare questo scambio e poter andare e formare i colleghi dell'Est. E questo è grazie, diciamo, anche a questo movimento, no? Il fatto, diciamo, di essere attualmente il nostro presidente è in questo momento a Lisbona, che sta preparando il convegno SIPLOL per l'anno prossimo. Nel 2018 avremo il nostro convegno nazionale FLI a Palermo. Ci hanno scelto come città della cultura 2018 per il nostro convegno nazionale, di questo sono onorata. Molto molto importante. A volte a voi chiedono i miracoli. Questo è un altro aspetto, perché poi chi si convince per necessità o perché appunto viene consigliato un percorso logopedico, a volte quando si arriva davanti a un logopedista e una logopedista si chiede il miracolo, nel senso, mo adesso parla. Non è così, ci sono tanti fattori che devono andare nel verso giusto. Ovviamente una brava, noi ci auguriamo che siano tutti preparatissimi, utilizzando anche tutte le più moderne tecniche logopediche, quindi consigliamo anche ai logopedisti di aggiornarsi. Noi abbiamo l'obbligo. Appunto. Non abbiamo problemi, cioè abbiamo l'obbligo di legge, abbiamo l'educazione continua in medicina a cui dobbiamo attenerci. Tranne gli abusivi, che mi dice lei. Gli abusivi, ma abusivi, reali, eh. Ma abusivi, ma io mi faccio capire. Ma proprio perché c'è una richiesta alta. Che non fanno parte della federazione. No, forse non mi sono spiegata. Abusivi significa che hanno altre figure professionali o non sono dei professionisti. Ah. Quindi sono altro. E quindi. Pedagogisti, psicologi, terapisti, altri. Che applicano, cioè nel senso che sì, ricevono i pazienti per fare trattamenti logopedici. Noi abbiamo avuto un colloquio anche col sottosegretario al Ministero della Salute, l'onorevole Faraone, in cui abbiamo portato la nostra agendina. Ah sì? Sì, noi abbiamo anche un'agendina. Sì, di che colore? Non ce l'abbiamo rossa perché, non so, però ce l'abbiamo gialla. Bene, l'avete portata lì? Sì, l'abbiamo portata dicendo che c'è questo fenomeno e che va combattuto, perché come diceva lei,
le persone vogliono il miracolo, e allora chi poi dice di fare miracoli chiaramente ha più appeal rispetto a chi è un professionista e dice che il miracolo si può realizzare attraverso un impegno. Dottoressa, è vero che il lavoro deve essere anche continuato a casa, nel senso che la collaborazione tra logopediste e figure assolutamente sì, genitoriali, insomma, deve essere una cosa sola. Certo, perché è la costruzione di un modello genitoriale funzionale nello stile comunicativo linguistico. Di conseguenza abbiamo dei bambini che hanno la necessità di avere un corretto modello tutti i giorni. Non avrebbe senso fare la logopedia 2 volte, 3 volte, 4 volte a settimana se poi il modello a casa non è corretto. Io personalmente ho un approccio che si chiama Auditory Verbal Therapy. Lavoro con i bambini con disabilità uditive profonde, e quindi il mio più piccolo paziente c'ha 4 mesi. Visto che in Sicilia abbiamo dal 2014 lo screening uditivo neonatale, e quindi tutti i bambini ai punti nascita vengono indagati per rilevare un indicatore di rischio verso la disabilità. Senta, rimanga con noi proprio qualche minuto, perché vede che c'è Marianna Grillo che ci dà tutte le ultime notizie in diretta in radiovisione di RM13 Radio Med, e poi continuiamo a parlare magari di qualche altro appuntamento, di qualche altro consiglio che la Federazione Logopedisti Siciliani questa mattina ci dà. È molto importante, e poi torneremo, ci sarà anche il direttore dell'ASP che arriva, il direttore dell'ASP di Palermo. Concluderemo con i libri, tutto questo tra poco, state con noi. GR e Mattino Nere che continua. Volumi altissimi, cara Maria Rosa Paterniti, stavolta sì, ce l'ho fatta, in rappresentanza dei logopedisti, Federazione Logopedisti Italiani, Regione Sicilia, è lei che coordina, comunque a capo di questa federazione a livello regionale. Tanto bisogna sapere, insomma, per quanto riguarda quando si parla di logopedia, prima di salutarci, quindi qualche altro minuto, vedevo che lei era soddisfatta di questa guida informativa al trattamento miofunzionale, TMF. Perché era molto soddisfatta? Perché faceva, era compiaciuta di questa Perché la terapia miofunzionale riguarda tutte le persone e tutti i soggetti, sì, perché la terapia miofunzionale serve anche per gli adulti che hanno problemi di malocclusione dentaria e che quindi hanno una spinta linguale che non è funzionale, legata a una deglutizione che perdura come infantile. Quindi che cosa significa questa cosa che ho detto? Ma spieghi per favore. Ho detto che da noi, per esempio, si usa molto il ciuccio fino a grandi. Il biberon, sì, anche fino ai 6 anni. Allora, forse è meglio che la gente sappia che fino ai 2 anni e mezzo è consentito. Dopodiché la nostra macchina Ma mio figlio perfetta. Sta buono, col ciuccio sta buono, col biberon si beve il latte. Anche al supermercato vediamo bambini di età diversa, sempre col ciuccio in bocca, così stanno tranquilli, non parlano, non disturbano. Ma questo crea una difficoltà a questa macchina perfetta che è il nostro organismo, e soprattutto il cavo orale, che ci serve non solo per l'alimentazione, ma anche per il linguaggio, per una corretta respirazione e tutto quello che chiaramente rende funzionale questo apparato molto importante. Di conseguenza ce ne siamo occupati perché è importante anche lì fare informazione. Molte famiglie a volte non sanno, ci sono delle famiglie che hanno un primo bambino e non sanno. E poi un consiglio che viene anche dal mondo della scuola, che mi rendo conto che ha le sue difficoltà, delle bottigliette con lo stantuffino, sport, no? Che continuano ad alimentare la suzione, e quindi anche questo crea poi una disfunzione. Io dico, ci sono delle borraccette che si possono chiudere con un tappo ermetico a sicurezza, che garantisce invece una corretta possibilità per il bambino di assumere l'acqua senza problemi. Cosa, che consiglio vuole dare questa mattina alle famiglie che si stanno ascoltando, vedendo, per essere naturalmente sempre più preparati ad affrontare questo genere di problematiche, patologie, e quindi affidarsi ai logopedisti? Cosa vuole raccomandare? Che è importante che i bambini abbiano un linguaggio allineato diciamo all'età cronologica, che è un altro importante. Lo screening viene fatto dalla neuropsichiatria, immagino.
Lo screening di che cosa? Generale, cioè nel senso... Sui bambini a rischio. Quelli non a rischio? Quelli non a rischio sono monitorati dai neonatologi e dai pediatri, quindi di conseguenza il medico di riferimento è il pediatra. Dovrebbe essere il pediatra, dovrebbe essere. Sì, noi con i pediatri con cui abbiamo stretto un'alleanza professionale abbiamo trovato delle risposte significative, per cui sono i pediatri che ai bilanci di salute mandano i bambini che ancora non hanno raggiunto le competenze necessarie sia comunicative che linguistiche. A 18 mesi c'è un bilancio, a 24 mesi ce n'è un altro, e spesso quindi i pediatri sensibili mandano a queste, in questa fascia di età, per vedere se c'è un problema oppure no. I cittadini, dico, è importante consultare il logopedista, ci sono diverse strutture, la nostra federazione che ha un sito anche che potete benissimo trovare, dà delle informazioni gratuitamente agli utenti su dove trovare i servizi di logopedia, così almeno è sicuro che parlano con un logopedista abilitato e che si continua ad aggiornare. Io vorrei anche a scuole logopedisti, cioè proprio una bella ogni tanto fare Noi siamo professionisti sanitari, possiamo essere consulenti. La scuola aveva una buona pratica tanti anni fa, che era quella di fare le visite specialistiche. Forse lei è più giovane di me, non si ricorda, però io mi ricordo ancora, arrivava l'ortopedico, arrivava il dentista, no? E faceva questa operazione che era fondamentale, riusciva a individuare precocemente alcune difficoltà. Le posso chiedere... Anche il logopedista potrebbe lei, essere... Lei ha scelto di fare questo nella vita? Assolutamente perché? Sì. Perché? Io l'ho scelto un giorno che avevo 17 anni e ho incontrato un bambino che non sapeva dire sole. Diceva tole, tole, tole. E giocando io ho cominciato a far uscire fuori questa S. Allora il papà mi disse... Ma lei potrebbe diventare un'ottima logopedista. Questa parola non se n'è andata più dalla mia vita, perché da quel giorno è rimasta dentro di me. E allora non c'erano delle scuole, l'unica scuola era a Milano, e io mi iscrissi lì, cominciai a viaggiare, poi si è aperta la prima scuola a Palermo e ho frequentato quella, che era una scuola diretta a fini speciali, diretta dal professore Grisanti, che ha aperto l'audiologia in Italia. Infatti lei è soprattutto specializzata con dei pazienti nella disabilità uditiva da 0 a 100 anni, sì, tutti i pazienti che Com'è la situazione a Palermo, nella nostra città? Nella nostra città? La casistica? Nella nostra regione c'è un'alta casistica di sordità, tantissima, è molto alta. Nella nostra città manca un centro impianti cocleari, che è una situazione veramente... e quindi costringe tutte le famiglie a fare dei viaggi. Nella nostra regione ci sono anche due altri centri impianti cocleari, uno a Messina col professore Galletti e uno a Catania col professore Raso. Quanti viaggi della speranza? Però diciamo che i siciliani sono contagiati costantemente da questa idea di andare sempre fuori. Ma questo ce lo dovremmo chiedere, no? La sanità siciliana si dovrebbe interrogare su questo, perché forse c'è qualcosa in più che la sanità all'esterno di questa regione garantisce, no? Per esempio noi siamo tutti, io stessa sono un professionista precario dopo 32 anni di attività in una struttura come il Policlinico, e dove dirigo un corso di laurea in logopedia e gestisco... Quindi... Polemica, la polemica della paternità, logopedisti in rivolta. Sì, perché tutti ci vogliono, però nessuno ci prende no? Tutti quanti vogliono, siamo lì, i logopedisti per esempio sono la seconda posizione come placement, voi lo sapete? No, i non nostri logopedisti che si sono laureati, sei... sessione scorsa, la settimana dopo hanno firmato i contratti di lavoro. Ma noi ce lo curiamo, magari la prossima stagione lei ritorna, va meglio. Io la ringrazio per essere stata con noi. Prego. Grazie a Maria Rosa Paterniti, Federazione Italiana Logopedisti, regione Sicilia. Adesso noi ci fermiamo, guardiamo un po' quello che sono i video, la musica, quella non manca mai, con Valentina Cavara, montaggio di Alessandro Pivitone. Noi siamo pronti per continuare tra poco, state con noi.